Allora, torniamo a fare una recensione, quindi recensione, di un film direi decisamente nostalgico, in quanto è uscito sì nel 1993, ma è stato comunque sia diretto fra il 1990 e il 1991, per una serie di ritardi dovuti a problemi con il regista in quanto c'erano difficoltà con la produzione, la Dark Half Productions, tanto per dire, e con anche il sistema di distribuzione che era affidato alla Metro-Goldwyn-Mayer. E quindi c'è stato un importante ritardo fra le riprese avvenute nella splendida zona del New England e poi la data di uscita effettiva del film, che è nei primi giorni del 1993. Un film che sì, un pochettino dimostra i suoi bei 31 anni, ma che mantiene un fascino davvero, davvero significativo, almeno per quanto riguarda anche le varie serate passate davanti a Notte Horror, e perché aveva un'atmosfera davvero capace di raccontare il mondo di Stephen King. È infatti un adattamento ad uno dei più coinvolgenti, forse anche intimi, romanzi di Stephen King, e sto parlando ovviamente della Metà Oscura, The Dark Half, film appunto del 1993 diretto dal grande George Romero. Ma prima di parlare della Metà Oscura, di questo adattamento romanzo di Stephen King scritto pochi anni prima, vi ricordo che se siete interessati ai miei contenuti potete tranquillamente iscrivervi al canale premendo il pulsante sottostante e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle novità. Mando un abbraccione e un grazie a tutti coloro che si sono iscritti ultimamente al mio canale, significa che i miei video sono interessanti e piuttosto coinvolgenti e questo mi fa enormemente piacere. Spero di migliorare perché so di commettere determinati errori, non è semplicissimo e il tempo è quello che è. Voglio mandare un ringraziamento anche a tutti coloro che mi hanno diciamo confortato per quanto riguarda la salute dei miei bimbi. Io ho due bambini, uno di 4 e uno di circa 100 giorni, e quindi le malattie, gli impegni e tutto quanto, e oltre ad una vita matrimoniale, il tempo è davvero davvero poco, quindi gli sforzi sono tanti per quanto riguarda la ricerca, i testi da scrivere nel caso in cui devo scrivere i testi, non in questo caso perché le loro recensioni non comportano questo, però insomma volevo ringraziare tutti voi anche per la pazienza e insomma per la comprensione chiaramente. Vi ricordo che potete sostenere il mio lavoro tramite i super grazie in basso a destra e detto questo possiamo partire con il video di oggi. Sigla. La prima volta che mi sono imbattuto in La Metà Oscura era il tipico periodo nel quale mi ero chiuso con gli adattamenti ai romanzi di Stephen King. Diciamo che andavano un po' a cavallo con le serie, non le serie, i film per la TV, a metà degli anni 90, quindi parliamo del 1993-1997. Quello è stato proprio il cuore temporale in cui sono stati mandati in onda, soprattutto sulle reti Mediaset, gli adattamenti ai romanzi di Stephen King per la televisione, quindi avevano comunque sia una si cercavano di essere contenuti nelle immagini più forti. Ovviamente il primo indimenticabile It, poi ci furono i Tommyknockers, per la quale io mi ero incredibilmente innamorato e che poi in fin dei conti ho rivalutato negativamente, non è che fosse un adattamento così brillante, però manteneva sempre il suo incredibile fascino. E poi tutti quanti gli altri, L'ombra dello scorpione, Langoliers, o Langoliers, non mi ricordo come si dice, i Langolieri, veniva chiamato anche in italiano. E poi, vabbè, c'erano anche tutti quanti quegli altri un po' più piccoli e in fin dei conti probabilmente anche prodotti minori. Oltre a questo,
C'erano anche i film usciti tra la metà degli anni 80, ma anche un pochettino prima, diciamo nella prima metà degli anni 80 c'era stato un primo boom degli adattamenti e poi c'era stato un altro, un secondo boom all'inizio degli anni 90 per l'appunto. E La Metà Oscura, diretto dal grande Giorgio Romero, che ovviamente ci ricordiamo tutti quanti per aver diretto capolavori come La notte dei morti viventi, poi c'era stato anche il seguito zombie e il giorno degli zombie, c'erano stati, io mi ricordo uno splendido Monkey Shines esperimento nel terrore, un thriller molto emozionante, molto ansiogeno, e poi c'erano ovviamente tanti tanti altri titoli che non andrò ad elencare. La metà oscura esce probabilmente nel momento in cui il nome di Giorgio Romero scende un po' di qualità. Mi stavo dimenticando di Creepshow, per carità, non potrei mai dimenticarlo, uno dei miei preferiti in assoluto, soprattutto il secondo. E questo film esce quindi a ridosso dell'inizio e della discesa di questo autore, che poi si è dovuto comunque sia afferrare, attaccare alla sua creatura prima, quella appunto degli zombie, per rimanere un po' a galla a Hollywood, ma è stata una discesa inevitabile, fino poi alla morte di qualche anno fa. Per quanto riguarda la storia, ovviamente se non sapete di che cosa parla, faccio un piccolo recap. Ted Thaddeus Beaumont è uno scrittore, tipico personaggio principale dei romanzi di Stephen King, il quale ha deciso da un po' di tempo di abbandonare lo pseudonimo di George Stark, che raccontava storie piuttosto violente, fatti di sangue, quindi con assassini spietati che maciullavano le proprie vittime con cose orribili. Viene anche raccontato dalla moglie un aneddoto riguardante la morte di uno dei personaggi, moglie interpretata da Amy Madigan, mentre Thaddeus Beaumont, Tad, è interpretato da un ancora giovane Timothy Hutton, qui probabilmente in una delle sue più buone performance di tutta la sua carriera, forse una delle migliori performance di tutta la sua carriera, prima di poi ritornare ad interpretare personaggi in chiave horror nei vari film, direi universi raccontati da Mike Flanagan. Potete trovare queste storie facilmente su Netflix, e tra le quali spicca sicuramente una delle più belle, che è The Haunting of Hill House, che racconta appunto i fatti della famiglia Crane, eccetera, eccetera, eccetera. In questo caso, comunque sia, Timothy Hutton interpreta questo scrittore, un scrittore che appunto ha deciso di abbandonare lo pseudonimo di George Stark e di firmare i libri con il suo nome originale, che è quello di Tad Beaumont, Thaddeus Beaumont. Per rendere la cosa piuttosto pittoresca, considerando che lui è uno scrittore di una certa fama, decide di darsi appuntamento con un fotografo e il suo aiutante nella sua casa in montagna nel Maine, e quindi lasciando ovviamente la città di Bangor, che è sempre nel Maine, la capitale, e di trasferirsi vicino Castle Rock, ovviamente una delle località fittizie preferite per i romanzi di Stephen King e sinceramente anche la mia. E durante questo set book fotografico, lui e la moglie, con una pala in mano, mettono una lapide in un cimitero reale di questo George Stark. Ma al principio del film noi veniamo a sapere che il giovane Ted Beaumont, in compagnia della madre, che aveva ricevuto una macchina da scrivere perché lui era interessato a diventare uno scrittore sin dalla prima adolescenza, inizia ad avere dei fortissimi mal di testa, e un giorno, svenendo davanti al pulmino della scuola che doveva portarlo appunto a scuola, la madre, preoccupatissima, dopo aver sentito il medico e gli aveva detto nulla di grave, decidono di farlo ricoverare e scoprono un misterioso, quanto mai inquietante tumore nel suo cervello, composto da piccoli pezzi di un essere umano che non era stato completamente inglobato dall'organismo più importante, che era quello che poi sarà Tad Beaumont. Questo gemello, praticamente morto, i resti, quindi un occhio, due denti, un paio di capelli, vengono presi dai genitori del piccolo Tad e vengono seppelliti in maniera piuttosto simbolica. Durante il corso della sua crescita, sia come uomo sia come scrittore,
Ted abbandonerà pian piano quindi il personaggio di George Stark, questo pseudonimo che a detta dei lettori dovrebbe essere anche uno scrittore piuttosto pazzo, un qualcosa di oscuro e di misterioso che ha inventato e che ha mantenuto in vita Ted Beaumont. Ma nel momento in cui gli si presenta, gli si palesa dopo una lezione universitaria, un curioso personaggio chiamato Fred Clawson, fra l'altro interpretato dal bravissimo caratterista Robert Joy, che di pellicole negli anni 90 ne interpretate una fracca, gli dice che uno dei suoi libri non sarebbe stato dovuto essere scritto da George Stark e quindi lo ricatta. Nel momento in cui se ne va, Beaumont, innervosito, decide di tornare a scrivere e cercare di non pensarci. Ma la polizia trova un po' di tempo dopo il corpo smembrato, anche nelle parti intime, del simpatico, quanto mai curioso, Fred Clawson. Da qui in poi inizia una catena di omicidi che sembrano fare tutti quanti riferimento come colpevole a proprio a Ted Beaumont, quando lui invece non ha fatto assolutamente nulla. Lo spettatore sa che lui non ha fatto nulla, lo spettatore sa che probabilmente dietro a tutti questi omicidi, fra l'altro estremamente violenti, ci potrebbe essere la mano di George Stark. Ma questa cosa com'è possibile? George Stark è semplicemente uno pseudonimo, in realtà non esiste. Invece, a mano che la storia va avanti, veniamo a immaginare inizialmente che George Stark sia effettivamente un'entità reale, quando poi facciamo effettivamente proprio la sua conoscenza. Vediamo un Timothy Hutton truccato in maniera piuttosto diversa, soprattutto per quanto riguarda la parte facciale, ma si riconosce in fin dei conti che è lui, e che è un uomo da un aspetto piuttosto violento, una specie di evoluzione di un bullo proveniente fra l'altro dal Mississippi, questo perché Ted Beaumont voleva che George Stark fosse uno scrittore venuto dal Mississippi, e che guida una toronado nera, quindi è dotato anche di una macchina piuttosto coatta, e come coatti sono anche i suoi metodi, a prescindere dalla violenza dei suoi omicidi. Lui non è soltanto un killer, ma rappresenta tutto ciò che Ted Beaumont non è. Beve come un matto, fuma come un matto, è vestito in maniera da sembrare una specie di bullo barra mafioso barra criminale. È tutto appunto ciò che Ted non è. Ted, fra l'altro, è in compagnia di una moglie piuttosto dolce e carina con lui, che è interpretata dalla bravissima Amy Madigan, ed è papà di due bambini. Fra l'altro, io non ho cercato benissimo, ma ho immaginato che quei due gemellini siano stati già protagonisti di un'altra pellicola temporalmente ravvicinata a questa pellicola di The Dark Half, La Metà Oscura, ossia Ghostbusters 2. Perché? Perché in Ghostbusters 2 c'erano due gemellini che interpretavano lo stesso identico personaggio. E quei due gemellini appunto erano stati ripresi probabilmente al principio del 1989. Non ho la totale certezza, ma credo proprio che siano gli stessi piccolissimi, dolcissimi attori. Fra l'altro, questi due piccolissimi bambini si vede che si stavano divertendo, che erano incuriositi da quello che avevano attorno a loro nel set, soprattutto nella scena finale, in cui le due personalità di Ted Beaumont e di George Stark si scontrano appunto per la battaglia finale, e dove c'è una entità protagonista che penso che sia un po' l'emblema di tutto quanto il film, ossia i passeri. Stormo enorme di passeri che si palesa al principio del film, a metà quando George Stark sembrerebbe essere davvero tornato, e alla fine quando dovranno decidere che cosa fare delle due personalità, quella di Ted Beaumont e di George Stark, e decidere quindi le sorti del destino di questo scrittore. Penso che Dark Half, La Metà Oscura, sia uno di quei tipici film di fine anni 80, primi anni 90. Ricordiamo appunto che le riprese sono avvenute tra il 1990 e l'inizio del 1991, quindi quando è stato portato al cinema erano quasi 2 anni di ritardo dal termine delle riprese. Quindi
rappresenta in un certo senso quella perfetta atmosfera che quel tipo di fotografia che veniva selezionato per questo tipo di pellicole, pellicole che devono essere maestosamente suggestive ed è probabilmente l'elemento migliore di questo film. Oltre sicuramente ad una buonissima interpretazione di Timothy Hutton, che deve letteralmente dividersi in due, interpretare Beaumont e interpretare Stark. È interessante anche vedere il personaggio di Alan Pangborn, un tipico personaggio della polizia che torna più volte nei romanzi di Stephen King. Tra l'altro è stato interpretato da Ed Harris in Cose Preziose e da Scott Glenn nella serie Castle Rock. Se non l'avete vista la serie Castle Rock, cercate di andarla a recuperare perché sarà una delle cose più belle e entusiasmanti riguardanti i romanzi di Stephen King. Provate a cercarla. Io adesso non so sinceramente se si trova facilmente, ma su internet se spulciate potete trovarla, ok? E ritengo che il personaggio di Alan Pangborn, interpretato da Michael Rooker, non sia eccezionale, è un pochettino spento, però fa sempre piacere vedere quel personaggio perché ci fa sentire le zone di Stephen King vicine più a noi. È un punto di riferimento narrativo dell'universo di King. Tra l'altro doppiato da Alessandro Rossi, proprio come in Cliffhanger, e questa cosa ci fa sempre piacere. Il doppiaggio della versione italiana è stato affidato alla CDC, infatti abbiamo Sandro Cerbo che interpreta Beaumont e ovviamente con un differente tono George Stark, abbiamo Anna Rita Pasanisi che interpreta invece Liz Beaumont, la moglie interpretata da Amy Madigan, e poi abbiamo appunto Alessandro Rossi che dà la voce a Michael Rooker nell'interpretazione di Alan Pangborn. Queste voci sono incredibilmente caratteristiche e le abbiamo sentite milioni di volte, ok? Tutto quanto va piuttosto bene, ma c'è un elemento che a me di questo film non riesco a farmelo mandare giù. Il problema è che in questa storia il nome George Stark si palesa in tre modi diversi. Il primo è che vediamo questa traumatica scena di questo tumore che viene estirpato, tolto dal corpo poverino del giovane Tad Beaumont e viene portato via e seppellito simbolicamente dai genitori di Tad. Dopodiché George Stark diventa in parte lo pseudonimo e poi l'entità sospetta che dovrebbe aver commesso gli omicidi che a mano diventano sempre di più e che stringono la cerchia intorno a Tad, ok? Fino a minacciare la propria vita privata e la sua famiglia direttamente. Abbiamo poi l'entità fisica George Stark che si palesa dalla metà fino alla fine del film. Il fatto è che la nascita, la crescita di Stark, che poi vediamo per la prima volta durante appunto un omicidio, non è assolutamente convincente. Non si capisce bene come riesca dall'essere qualche piccolo frammento nel poi diventare entità quanto mai astratta nella prima parte del film, perché se ne sospetta soltanto l'esistenza, ma che sembrerebbe impossibile, dato che è stato preso questo tot di frammenti e seppellito in un cimitero locale, e poi diventa un qualche cosa di realmente fisico. Come diavolo è possibile? Cioè, io capisco anche il paranormale, ma non suona assolutamente bene. Forse era meglio tirarla fuori in una maniera diversa. Un po' lo dico a Stephen King, un po' lo dico a Giorgio Romero, che ha fatto il possibile per cercare di portare la storia sul grande schermo nella miglior maniera possibile senza cercare di andare a offendere lo scrittore, il magnificente scrittore. Fatto sta che, secondo me, a prescindere da questa problematica, secondo me importante, rilevante assolutamente, ritengo che La Metà Oscura sia uno dei più affascinanti adattamenti di Stephen King, almeno per quanto riguarda le atmosfere. Se non lo avete mai visto, vi dico che è facilmente reperibile tramite il canale MGM Plus, per il quale mi sono iscritto recentemente, che ho visto un sacco di belle cosine, e che costa relativamente poco per coloro che hanno già l'abbonamento Prime.
In più potete trovarlo come DVD ad un prezzo non molto amichevole, targato Cecchi Gori, e in Blu-ray nel cofanetto singolo che non è facilmente reperibile ma che esiste, e insieme ad altri due film targati MGM. Uno di questi è sicuramente Firestarter, cioè Fenomeni Paranormali Incontrollabili, che fanno tutti quanti del pacchetto MGM per Stephen King. Ok? Quindi se lo cercate nella miglior qualità possibile, vi dico che esiste un simpatico cofanetto di adattamenti ai romanzi di Stephen King targato MGM Plus, lo trovate anche piuttosto facilmente e ve lo suggerisco. Se no, altrimenti, 2 euro spicci in più all'abbonamento Prime e vi potete vedere questo film insieme ad altri buonissimi titoli, non soltanto horror per carità, con l'abbonamento MGM Plus. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Fatemi pensare che cosa ne pensate di questo film nei commenti qui sotto e ci vediamo in un prossimo video, probabilmente da questa location. Sì, ma non è una nuova location, è soltanto temporanea e manco mi dispiace. Io sono Bella Ballò, ci vediamo in un prossimo video.